Marco, le tue strategie mi piacciono un sacco, per carità, però io ho già commesso veramente una marea di errori. E come faccio a rimediare a tutti questi errori io? Avrei dovuto conoscerli prima i tuoi video. Guarda, tu lo sai che io penso sempre che questo qua sia un servizio sempre un po' stile pronto soccorso, quindi è un po' come l'idraulico, no? Tu chiami l'idraulico solo quando perde veramente il tubo. Poi prevenzione in Italia non se ne fa praticamente, quindi non c'è proprio questa cultura del prevenire, ma c'è solo il curare ex post. De gustibus non disputandum est. Mens sana e corpore sano. E che c'entra? Lui può parlare latino, io non posso parlare. Ma lui è presidente. Che significa? De casibus profi et smenius, diceva Socrate. Il punto è, fare degli errori post-rottura compromette definitivamente la situazione? Cerchiamo di passare al vaglio questa cosa. Allora, tu lo sai che è sicuramente meglio non farli che farli. Se tu dopo la rottura, nella condizione proprio perfetta, ideale, ti allontanassi subito, dicessi, vabbè, guarda, a malincuore accetto la tua decisione, vabbè, ok, mi piacerebbe mostrarti che non è proprio quella roba lì, e mi piacerebbe mostrarti che questo è stato solo un periodo, ma se non lo vuoi vedere, pace. Sarebbe idilliaco, però è veramente una roba che fa tipo una persona su mille. Ad esempio, persone che hanno già fatto un percorso di questo tipo in passato, o con me o con altri coach, che allora, memori di quello che successe ai tempi, dicono: no, stavolta non ci ricasco più nell'errore. E questo già ti deve rendere abbastanza tranquillo nel fatto di dire: aspetta un attimo, però vedi, anche se io non dovessi tornare con la mia ex, pur facendo le cose al meglio, comunque sia so che in una situazione così tremenda, a flagellarmi con tutti questi errori, non mi troverò mai più. È impossibile. Quindi, sostanzialmente, ci ho sbattuto la faccia adesso per non sbattercela mai più in questo ambito della mia vita. Se la guardi in un'ottica futura e di guadagno potenziale, tantissima roba, però lo so che a te interessa risolvere la questione sul momento. Quindi, fare errori certamente non è il massimo della vita, anche lì bisogna vedere per quanto li perpetri. Perché magari tu puoi avere la reazione accesa del ti prego, non mi lasciare, stiamo assieme per 24 ore, proprio che la martelli e la martelli. Magari le fai la punta sotto casa e non fatelo, mi raccomando. Tempesta di messaggi, di chiamate, la tempesta perfetta proprio. Però sono solo 24 ore. 24 ore di errori. Se poi torni in una condizione di assoluto distacco e silenzio, va bene. Una settimana, due, poi lì dipende ovviamente da quanto è durata la storia, da quanto era intensa. È chiaro che se vi siete frequentati per un mese e per 2 settimane l'hai stressata, ma ciao! Nel senso, tutto deve essere sempre commisurato all'intensità della storia, ma soprattutto al livello di cementificazione. Sì, non voglio aprire questa parentesi, però molti mi dicono: ah, 2 mesi, Marco, però che intensità, ho capito. Si può anche riconquistare, eh? Però è chiaro che vi siete persi quella fase di vita tipica di una coppia di più lunga data. Beh, tornando quindi al discorso, se gli errori sono stati pochi in un periodo ben definito e poi sei andato, diciamo, in un distacco completo, va bene. Poi ci sono molte situazioni dove addirittura non fai errori, ma lei ha avuto una desensibilizzazione tale che l'errore sposta veramente poco rispetto alla sua decisione, perché ormai è presa e assolutamente incontrovertibile. Invece altre volte pesa un po' di più, nel senso, già ero poco attratta prima, perché ho perso desiderio nei tuoi confronti, perché eri troppo monotono, pigro, o magari geloso e quant'altro. In più, fai anche il mezz'uomo, tra virgolette, dopo la rottura, dimostrandoti veramente come un tappetino. Caspita, ormai per me no. Però ripeto, ogni situazione è a sé. La sensibilità di una ex può portarla a dire, dopo il periodo di distacco, vabbè, ci sta, la decisione lui non se l'aspettava, è normale, anch'io sarei andata in crisi subendo una scelta di questo tipo. Per cui ricordati che comunque una ex tende anche un po' a giustificarti, soprattutto se non ti ha dato segnali. Quindi è vero che il valore tuo si vede nel momento di difficoltà, però dipende anche da quanto è magnanima la ex, dal punto di vista soprattutto inconscio, nel essere più morbida o meno rispetto a tali criticità. Prima di continuare ti ricordo che sono Marco, consulente relazionale, laureato in psicologia e aiuto le persone a aumentare al massimo la probabilità di tornare con la persona che amano ancora
e a riprendersi nel frattempo il centro del proprio benessere. E se vuoi non commettere più errori e fare le cose al meglio, aumentando quindi la probabilità di ottenere l'esito sperato, ti consiglio di guardare in descrizione, dove troverai i link a tutti i miei servizi premium e ovviamente a iscriverti al canale, mettere un bel mi piace e seguirmi sui canali social. Questo per dirti l'enorme variabilità individuale che c'è nei casi che poi andiamo a seguire. Vale a dire, magari tu hai commesso errori enormi, ma lei è molto magnanima e conserva ancora comunque attrazione, riproponendoti vai a sovrascrivere tutto l'ultimo periodo negativo in cui hai perso valore. In ogni caso io dico sempre, se hai commesso errori madornali e non hai avuto modo di spiegarti e l'ultimo ricordo che lei ha di te è quello di una persona estremamente sofferente, allora io dico, scriviamole piuttosto un messaggio lettera che le faccia capire che comprendi che hai avuto comportamenti veramente sbagliati, ma che il momento ti aveva fatto perdere lucidità, che adesso hai riacquisito e che le auguri per il momento un buon proseguimento. Il messaggio lettera, quindi, come dico nel mio videocorso, lì ne parlo molto meglio, ti faccio molti esempi, può sicuramente essere una grande freccia al tuo arco, perché aiuta un attimino a resettare la gravità della situazione che hai messo in piedi. Ma in linea generale, comunque, nel momento magari in cui dovremo riavvicinarci, gli errori cosa cambiano alla fine a livello strategico? Nulla. Sono semplicemente un ostacolo in più, una difficoltà in più, una percentuale ulteriore che va a ridurre un pochino la probabilità della riconquista. Tipo, se non avessi fatto errori, la percentuale di riconquistare sarebbe stata 70, adesso magari è scesa a 50, 40. Quindi la tua strategia deve rimanere la medesima. Chiaro. È un po' come se, facendo tu determinati errori, avessi creato dei nervi scoperti. Per cui, ancora di più, dovrei evitare comportamenti che richiamino al mettere ansia, avere un sentimento di pretesa, creare prevaricazione, quindi mettere il tuo desiderio sopra il suo, egoisticamente. Perché lo sai che quando una ex vuole spazio e tu ti fai vedere che no, questa cosa non mi sta bene, stai mettendo il tuo ego davanti alla sua volontà e non è molto positivo, quindi non dovrai mettere in atto più comportamenti di questo genere. Però a maggior ragione quando c'è un nervo scoperto noi dobbiamo stare attenti a non richiamare comportamenti che potrebbero toccarlo. Quante volte mi è capitato in fase di riconquista che magari tu fai una battuta che lei associa in qualche modo a un qualcosa che le metteva fastidio e lei si richiude a riccio. Quindi una cosa molto importante da fare prima di effettuare il ricontatto è dire: devo stare alla larga da che cosa esattamente? Quindi tu lo sai, rimandi romantici perché il romanticismo deve arrivare solamente in un secondo momento. Comportamenti che in qualche modo sono stati nocivi. E se lei ti accusava di fare battute stupide, non andrai certo a fare battute stupide. Siamo d'accordo, no? Se ti accusava di essere troppo pesante, melenso, messaggi corti, brevi, simpatici, senza snaturarti, è chiaro, però comunque facendole vedere che la lezione l'ha imparata e dandole l'idea che quindi siete molto più compatibili di quanto lei non abbia visto in fase terminale di relazione. Tutto questo per dire cosa, quindi? Non fare altri errori. Se sei indeciso sul da farsi, è meglio non fare. Se non sei emotivamente pronto, non fare, perché l'imprevisto è dietro l'angolo. Non è che lei ti darà la partita facile, non è che lui ti darà la partita facile. Ci sono delle difficoltà, le donne ti mettono alla prova, ti testano, ti scaricano addosso il rancore della relazione passata, del fallimento relazionale avuto con te, quindi il tuo equilibrio deve essere massimo. Hai fatto errori post-rottura? Ci può stare, non necessariamente una tragedia, ma da adesso in avanti basta, devi fare tutto nel migliore dei modi.